beni che dovrebbero essere quello che è il vero valore Questo è del vero, esatto, bene. esatto. Questo è vero. E dai calcoli che avrebbe fatto lui, sembrerebbe che se il mondo fosse onesto, facendo una ripartizione dei beni, ogni essere vivente, quindi L'abbiamo saputa assieme, questa cosa, che io lo so bene. bambini indiani, vecchietti, tutti, mediamente avremmo un reddito dai 3.000 ai 5.000 euro a testa. Di No, di più. più, 60.000. 60.000 al mese? No, in totale. All'anno, quindi al mese, insomma. All'anno. Quindi 5.000 euro al mese è una cosa, se non esistesse il signoraggio. No, no, beh, poi il futuro era cambiato, ma orientativamente era 2.000 euro, che è il motivo per cui siamo qua. E sono 2.000 euro a disposizione della cambiata sociale. Cioè, invece tutto il resto che ci frodano al signoraggio, questi potentati internazionali, per così grosso modo, tutto il resto che non viene Il dato. pizzo. Il pizzo. Allora, prima l'ho detto, quando ho detto che con 600 miliardi di euro di liquidità si producono circa all'anno 1.500 miliardi, che poi questi non siano 600 miliardi perché lì ci sono i buoni, ci sono, diciamo, titoli di vario genere per cui vengono ripartiti in più anni, cioè, diciamo insomma che con forse attorno ai 400 miliardi si producono 1.600, quindi con 4 volte l'emissione che viene messa nell'anno, più o meno. Quindi questi soldi sono una quantità enorme, cioè praticamente è come se, ed è anche nella realtà, uno lavora e quattro vivono, perché così, cioè le persone attive, diciamo proprio lavorativamente, sono una su quattro. Una lavora e mantiene quattro persone. E lo stesso vale per qualunque altro concetto vogliamo esaminare. Cioè, quindi, quando tu produci, crei talmente tanta, diciamo, sinergia, che con quella sinergia puoi mantenere altri. Ecco perché, appunto, noi parliamo di reddito di cittadinanza. Perché c'è questa formula, diciamo, sinergica, Un diciamo, contributiva, esempio posso farlo? certo. Un esempio era quello che poi generò la bolla dei subprime in America, che chi andava a indebitarsi per fare il mutuo di casa vedeva poi il suo mutuo cartolarizzato. Quindi sul mutuo del singolo, che poi non veniva pagato, perché questo ci ha reso poi subito alla bolla, però su quel mutuo si generavano dei titoli Certo, che ma si creava anche lavoro, si derivati, creava anche con lavoro. lui si creava poi del valore con cui qualcuno speculava e guadagnava, non facendo niente, Non facendo non niente. lavorando, non comprando casa, non Questo andando a è il grande studiare. segreto Questo è della il segreto della grande finanza. finanza internazionale. Cioè, chi emette una valuta, con quella valuta crea non solo quella valuta, ma una sinergia che si sviluppa a catena. E quindi permette poi. Quel sistema funzionava così: tu andavi in banca, prendevi il mutuo, il tuo mutuo veniva al 95% cartolarizzato, su quel mutuo venivano generate appunto delle azioni, chiamiamole delle obbligazioni, queste obbligazioni a loro volta venivano assicurate, quindi si creavano dei titoli che si chiamano CDO e CDS. Da una parte c'erano le cartolarizzazioni, dall'altra parte c'erano i titoli assicurativi. La prossima bolla che scoppierà sarà questo titolo assicurativo degli swap. No, degli swap, attenzione. Il debito, allora, i greci hanno fallito. Sul titolo greco, sui titoli greci, sul debito greco, sono stati emessi da alcune banche, le principali sono Goldman Sachs, che sta emettendo e vendendo, adesso spazzatura, ce l'ha detto il nostro dirigente che si è dimesso. E l'AIG, che è una invece un'assicurazione specializzata nell'emettere appunto titoli assicurativi. Questi due saranno i prossimi che scoppieranno. Perché? Perché la Grecia ha fatto di fatto un default. Ha dato volontariamente l'85% dei propri titoli con un ribasso del 75%, ma dovrà obbligare il 15% di chi possiede titoli greci a questo 75%, quindi di fatto è un default, l'ISD ha detto è un default. Quindi,
Se viene riconosciuto il default, default vuol dire che è fallito. Se viene riconosciuto il fallimento della Grecia, cosa succede? Che questi swap, i CDS, devono essere pagati. E quindi ci sono, hanno fatto un conto, ma secondo me molto blando, dicono 3,5 miliardi di dollari in titoli default per assicurare il default. Non è vero, molto di più. Si parla di 70 miliardi. Allora, 70 miliardi generano il fallimento di una banca. E quindi si aspetta adesso che qualcuno fallisca. E infatti Goldman Sachs sta vendendo. Le banche tedesche. Sì, questa è la realtà. Le banche tedesche hanno circa 400 miliardi questa è la realtà. Di debiti, di titoli di Stato dei vari stati in difficoltà. Ci sta pure da dire una parte di tutta questa grande truffa che sta dicendo. Io parlo come tecnico. Io questo l'ho detto, soltanto per dire, le banche intese, questo soltanto le scorse dinamiche, stanno nei fondi pensione, cioè pochi sanno. Pochi sanno. Sì, ma questo nel 90, dunque nel 98 ci furono i cosiddetti bot people, che furono tutti quelli che uscirono fuori dal mercato del titolo a reddito fisso, cioè buttarsi nella borsa. E infatti tu compravi un'azione facendo così, no? Boom. Compro questo, domani mi guadagnato il 10% e praticamente hanno imboccato tutti, no? Allora che succede? Che praticamente tutti questi grandi investitori poi hanno generato la necessità da parte delle banche di creare dei prodotti strutturati, no? Che hai citato adesso anche di... Ma l'atrocità in tutto questo? E sono andati a finire tutti quanti delle aziende dei fondi di pensione. Per cui noi che oggi stiamo versando il nostro... Attenzione. L'atrocità in tutto questo è lei sta parlando di un qualcosa che è un investimento sul titolo azionario. Lei ha un'impresa e io dico che la Apple oggi vale 500, per me vale 600, quindi io compro quelle azioni perché per me sono sottovalutate. Poi se scoppia la bolla o non scoppia, io sto investendo su un'azienda che produce un telefonino, produce i pad, ok? Qui stiamo parlando di speculazione, stiamo parlando di... Stiamo parlando di niente, stiamo parlando di una scommessa. Stiamo dicendo, io ho impugnato questo pezzo di carta scommettendo che tu fallirai. Questo non è niente. Sì, perché pochi sanno che la maggior parte delle transazioni... E quindi lo Stato italiano negli anni 90, come diceva lei, ha investito in titoli collaterali con Morgan Stanley, la quale ovviamente adesso ha chiesto i soldi allo Stato dicendo vabbè, chiudiamo questa posizione, 6,5 miliardi, 3,5 usciti direttamente dall'aumento dell'IVA. Quindi il Monti a gennaio ha dato 3, ma questo è documentato sui giornali, no, però l'ha detto, 3,5. Sì, però quelli dati direttamente dallo Stato italiano sono 3,5, poi ce ne sono 4 di impegno da esattamente. Però 3,5 dati con i 7 derivanti dall'aumento dell'IVA che gli abbiamo dato noi. Pensa che nel 92 ci fu un finanziere che era uno sconosciuto, no? In Italia era uno sconosciuto, si chiamava Soros. La speculazione sulla lira, ma la fece su tantissime altre cose. Sappiamo. Ma era d'accordo con ciò, le nostre riserve come era perfettamente a corrente. In 2-3 anni abbiamo la finanza creativa, no? Adesso abbiamo preso un altro discorso che non c'entra però con... Infatti io vorrei una piccola cosa, la moneta elettronica in questo Scusate, più perfide. Scusa.